Ciao a tutti e benvenuti nel mio mondo. Vi do il benvenuto in un nuovo racconto del diario di Casa Narcisa. Io sono Evelyn, per chi non mi conosce, e oggi sono qui che sto preparando tutto il materiale per il confezionamento delle mie ceramiche, visto che questo fine settimana ho un mercato a Verona, ve ne ho parlato nello scorso video. Sto preparando tutti i timbri, alcuni vedete sono acquistati, altri invece li ho fatti io, sono di mia produzione, infatti vedete che c'è il logo. E devo fare anche alcuni pacchi per delle spedizioni che mi sono rimaste indietro da fare. E poi ho trovato un altro metodo per riciclare la carta da giornale, che ne ho così tanta. La carta è preziosissima, infatti vedete che qui c'è tutta la mia scorta di quotidiani e adesso c'è tantissimo disordine un po' ovunque. E vedete qui in questo angolo ho già portato fuori i ficus, tanto comunque sta facendo abbastanza caldo e non ci sono problemi. In questo angolo vedete messo da parte tutto quello che mi servirà la settimana prossima per iniziare a mettere a posto lo studio, perché vi dicevo che volevo dipingere i muri, ho comprato una cassettiera per sistemare il disordine che c'è qui dietro, ve l'avevo già fatto vedere, ma eccolo qui c'è tutto a vista, c'è un gran messo male, un gran disordine, insomma proprio così non mi dà fastidio, mi indispone. E qui in questo angolo con Tegolino che fa da guardiano, in attesa di finire il mercato, perché questa settimana ho dovuto dedicarmi alla preparazione di questo evento, da lunedì mi prenderò una settimana di pausa e inizierò a sistemare. Anche qui voglio fare dei cambiamenti, voglio aggiungere una libreria perché i libri non sono mai sufficienti, qui sposterò questo armadietto, insomma c'è un po' di lavoro da fare, ma vi farò vedere. Qui c'è la carta che si asciuga e anche questa mi servirà per fare le confezioni, i pacchettini al mercato. E guardate qua invece che cosa è successo, meno male che me ne sono accorta, perché lì passano i fili elettrici, c'è il quadro elettrico, è lì, però anche lì c'è un passaggio di fili, però proprio qui all'esterno passa la grondaia e la grondaia, scaricando l'acqua con la sua umidità, ha creato questa bolla. E così me ne sono accorta, per fortuna l'ho tirata giù e andrò a stuccarla e poi a riverniciarla. Dicevo, meno male che me ne sono accorta, perché così, cioè, altrimenti se me ne accorgevo finché dovevo dipingere i muri dello studio, rischiavo che mi venisse giù mezzo muro, dunque è meglio così. Adesso vediamo se si asciuga, poi vabbè, sarà un problema che si ripresenta, però per fortuna sono capace di queste stuccature di gestirmele e farle da sola senza chiamare un muratore o qualcuno di esterno. Ed ecco qui che come imballo di protezione la carta del quotidiano si rivela davvero molto molto efficiente, in più personalizzata con il colore, che sono i colori del mio logo, l'arancione e l'azzurro, e poi con un pezzetto di filo di lana e un timbro fatto a mano, ecco che
Cambia tutto, cambia l'aspetto anche di un misero foglio di quotidiano, spesso così bistrattato e in verità per me utilissimo, perché per imballare, se non avessi quotidiani, non saprei proprio come fare, però mi piace l'idea di dare una seconda vita a questa carta, a questi fogli di giornale. Pacchi da spedire, forno da aprire, che finalmente è arrivato alla temperatura corretta. E adesso apriamo insieme, vi faccio vedere che cosa ho preparato per il mercato di questo fine settimana. C'è un po' di trambusto, appunto per la preparazione di questa mostra mercato che ho, ma soprattutto c'è anche molto disordine perché non ho sistemato in previsione del butta fuori tutto di questo lunedì, quando mi prenderò questa settimana di pausa dal lavoro creativo per ridipingere e sistemare. Comunque, vediamo un po' che cosa esce dal forno. Sono curiosa anch'io perché ci sono alcuni pezzi nuovi che ho fatto e volevo vedere il risultato. Ed ecco quello che è uscito dal forno. C'è un bel po' di roba che devo finire di assemblare, ad esempio queste campanelline che hanno le gambine, che poi alla fine saranno quelle che suonano. Queste invece sono le tazze, altre tazze con le radici. I vasettini per i fiori fatti a casetta. E poi invece su questo castellino che tiene le cosine ci sono altre cose che vanno assemblate, come le collanine, c'è anche il micetto parigino e queste che sono piccole novità, queste le volevo inserire all'interno di alcuni cerchi di metallo con una catenella, in maniera che poi, adesso qui non funziona, però la ballerina e anche la volpina possano girare e vanno appese magari ad una trave o comunque ad un supporto che le lasci libere. In questo mese di aprile le radici vedete che sono ricorrenti, perché è proprio il mio tema del mese, il tema che ho voluto dare a questo aprile, cioè quello del radicamento, del radicare. E poi anche qui ci sono altre campanelline alle quali devo mettere le gambine. Questa l'avevo tenuta per me, avevo visto che aveva un piccolo crepino qui e ho deciso di dipingerla comunque, di tenerla per me, per testarla prima di metterla in vendita. Ed eccola qua come viene con il caffè all'interno. Ma la cosa particolare è che vedete che quando si versa il caffè o il caffè finisce, c'è il margine della terra con il caffè che sembra che sia il nutrimento di questi fiorellini. È una cosa così semplice, però mi piaceva questo senso di nutrimento, che ora della fine è anche quello che noi mettiamo nel nostro corpo, quello che noi mangiamo.
Faccio un giretto in giardino per rigenerarmi e guardate, le rose sono già esplose e io sono stupita dalla bellezza e della puntualità dei fiori. E adesso le rose non sono ancora tutte fiorite, anche se vedete hanno iniziato molto bene. Quando ci si avvicina c'è un profumo speziato, incredibile, è bellissimo per me, è un qualcosa di misterioso, di particolare, del magico. Guardate, anche quest'anno le cetonie si fanno vedere ed io tutte le mattine faccio il mio giretto e le tolgo e le do alle galline. Almeno è un metodo naturale per combatterle senza fare troppi guai. E guardate, anche qui c'è tutto pronto a fiorire. Puntualissimo. Quando io ho momenti che non sto proprio bene, che magari c'è qualcosa che non va, venire qui in giardino è una ricarica incredibile. E ogni giorno che osservo dei piccoli mutamenti è sempre una grande sorpresa. Però questo scarabeo è bellissimo e questo non lo darò alle galline. Mi sono fatta un regalino per la fine di un percorso abbastanza sconnesso, tortuoso, mettiamola così, che ho dovuto affrontare ultimamente, ed è questa crema dell'erbolario delle tre rosa con estratti di rosa centifoglia, pepe rosa e malva rosa. È diverso tempo che l'erbolario l'ha prodotta, io non la conoscevo. L'ho scoperta grazie a un campioncino che mi è stato dato testando altri prodotti e devo dire che questa ricorda proprio il giardino fiorito di rose quando è nel pieno della fioritura che si sente quel profumo speziato di cui vi parlavo prima. È leggera, è una fragranza delicata, fiorita, cipriata, però molto molto buona, perlomeno a me piace molto anche la confezione tutta rosa ed ecco, volevo segnalarvi questa profumazione. Guardate che belle queste rose che si sono spezzate, si sono piegate con la pioggia perché sono tanto pesanti. Ma sono altrettanto belli questi fiori semplici di campo dai contrasti cromatici del giallo e del viola. E con questa immagine io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la settimana prossima.
in un nuovo appuntamento, con un nuovo video e per la solita compagnia della colazione domenicale. Ciao, buona settimana!